un intellettuale impegnato e di sinistra che ha creduto nella grande utopia e che ancora c'è, nonostante tutto, nonostante la rivoluzione che c'è stata nei paesi dell'est, il crollo del comunismo, il crollo del muro di Berlino e il crollo della Prima Repubblica, ancora crede. È un romanzo che non ha un protagonista nel senso tradizionale, non è un romanzo tradizionale, è un romanzo che, per servirmi di qualche esempio, potrei paragonare a Ulisse di Joyce. Cioè non ha una trama, non ha un antagonista, è composto di varie storie, storie di Gela, storie di Tropea, storie di Roma o anche di Faicchio, quando il dottore a 2 anni è stato costretto a vivere con la madre in una grotta perché c'erano i bombardamenti. Erano scappati dalla Calabria perché c'erano i bombardamenti, poi arrivano a Faicchio, paese vicino a Monte Cassino, e devono ripararsi in una grotta per poter sopravvivere, per non essere colpiti dai bombardamenti. Quindi è la descrizione di questo personaggio impegnato, di questo intellettuale impegnato, che nell'89 è una data importante, e assiste alla trasformazione del PC. Nell'89 c'è il crollo del muro di Berlino, c'è la svolta della Polonia, il PC cambia nome, cambia simbolo, l'intellettuale impegnato, che ancora continua a credere nella grande utopia, non se la sente di rimanere nel partito e si allontana e aderisce a Rifondazione Comunista. Questa è una data storica per capire il romanzo e per capire il personaggio. Altra data storica, e qui ritorniamo all'onorevole per caso, è il 92. Nel 92 ci sono le elezioni politiche. Cioè il dottor Alento viene candidato nel collegio occidentale della Sicilia. Nell'intenzione del segretario regionale del PD di Fondazione, che lo candida, della nomenclatura che lo candida, è di fargli fare il portatore d'acqua. L'operazione non riesce perché il dottor Alento riceve, come ha ricordato poco Caruccio, 27.000 voti di preferenza. È il primo degli eletti. Il segretario, che aveva già preparato un manifesto in cui annunciava l'avvenuta elezione di Luciana Castellina, l'icona del partito e candidata in 3 collegi, deve fare retromarcia. Non gli dicono che si deve dimettersi, però glielo fanno capire. Il dottore non si dimette, giustamente, perché se si fosse dimesso avrebbe perso la faccia con tutta la città di Gela che l'ha votato, che ne aveva grande stima e che ne ha ancora. Bisogna ricordare le battaglie anche che ha fatto al Maurizio San Suu Kyi nell'88. Era un personaggio nazionale ed è andato al Maurizio San Suu Kyi con il rischio di essere linciato, perché ha denunciato i mali della città, allora no, cioè mancava l'acqua all'ospedale, ed è stato l'unico che ha avuto il coraggio a Gela di scrivere a Maurizio Costanzo a dire: il problema dell'acqua di Gela lo dobbiamo risolvere, e poi l'ha risolto, cioè il personaggio. Ma ritorniamo all'onorevole per caso. Non si dimette, giustamente, perché avrebbe perso la faccia con noi e avrebbe tradito l'elettorato che l'aveva votato. Quindi non si dimette. Nel 94 non viene ricandidato. Rifondazione perde il seggio, i voti diminuiscono e il dottore si ritira, diciamo così, per quanto riguarda i partiti, a vita privata. Cioè, ora, il romanzo, onorevole per caso, cioè, mette il dito sulla piaga della mancanza di scelta dell'elettore. Se noi oggi non abbiamo un Parlamento rappresentativo, perché non è stato votato dal popolo, ma nominato da 5 oligarchi, cioè è un fatto negativo, vuol dire che noi non contiamo niente, vuol dire che il territorio non è rappresentato. Cioè pensate che noi oggi abbiamo un governo padano che ha 9 ministri della città di Milano, Varese e Cosoli e Brescia, Bergamo.
il governo italiano oggi non rappresenta l'Italia, rappresenta una parte, un pezzo, la patata. Ma andiamo avanti. E passiamo a un altro aspetto. Cioè, il dottor Letto poteva scrivere, cioè, un romanzo molto sviluppato su lo scontro, diciamo, che ha avuto, o l'esperienza negativa che ha avuto a Gela quando è stato eletto deputato. Non lo ha fatto. Cioè, perché non lo ha fatto? Perché il suo obiettivo, cioè, quando, cioè, un intellettuale si mette a scrivere, ha un obiettivo. E l'obiettivo del dottor Letto era Tropea. Se ha scritto non un romanzo a trama, come il romanzo tradizionale, ma un romanzo moderno alla Joyce, è perché quando ha ideato il romanzo voleva parlare di Tropea, voleva raccontare storie di Tropea, voleva rappresentare una Tropea che oggi non esiste più. Ecco perché, cioè, il romanzo non ha una trama ed è una serie di storie. Storie anche che riguardano qui l'autore si dimostra coraggioso. Cioè, io non sarei stato coraggioso, non ce l'avrei fatta a scrivere quelle cose che ha scritto su un suo zio o su altre cose che riguardano la sua persona, la sua vita privata. E io questa sera non parlerò di queste cose perché non ce la faccio. Perché mentre il dottor Letto è un intellettuale coraggioso, io invece sono un fifone, no? Cioè, quindi lui è un gigante e io invece sono un nano. Forse di statura. No, di statura. Non di statura, no. Non di statura, perché io al Maurizio Costanzo Sciu, per denunciare i problemi di Gela, non avrei avuto il coraggio, anche perché la città di Gela è una città che è la Sicilia, lo sappiamo, quello che non è che ve lo devo dire io. Quindi c'è queste storie di Tropea. Ma che cosa ricorda di Tropea? Cioè, ambienta il romanzo I Promessi Sposi a Lecco, dove egli ha trascorso l'infanzia. Dall'alto della villa Manzoni c'è un capanno, e da questo capanno Manzoni osservava il fiume Adda, che a Lecco si ingrossa e diventa poi un laghetto, no? L'aspetto dell'acqua. Cioè, e ci descrive i luoghi. Ci descrive i luoghi e ambienta questo romanzo a Lecco, e sino all'ottavo capitolo è tutto ambientato in questo luogo, no? Poi finisce con l'addio ai morti. Recupera i luoghi nella propria infanzia. Il dottore Letto invece segue una via diversa. Non l'ambientazione con personaggi tipo Lucia o tipo Renzo o Don Rodrigo, ma ci racconta delle storie di personaggi tropiani, di luoghi tropiani. Cioè, recupera il suo mondo dell'infanzia nella casa al centro storico, cioè nella casa in Viale Stazione e nella casa via Veneto 10, cioè il suo rifugio nei momenti di difficoltà, no? Cioè, un personaggio come che rassomiglia un po' al Che Guevara, c'è fatto lì nel manifesto che lui si è fatto, c'è la testa di Che Guevara. Non mi appartiene. È il Che Guevara, è un rivoluzionario. L'ho preso. Lo possiamo dire che è un rivoluzionario, cioè c'è, cioè, un forestiero che a Gela arriva tardi, no? Cioè, il liceo lo frequenta a Tropea, è un forestiero a Gela e riesce ad essere il primo degli eletti, cioè era sempre l'eroismo. C'è un forestiero che arriva in una città straniera, che non ha una consorteria che l'appoggia, che non ha una famiglia potente, che è solo con le sue forze, risulta ad avere, e riesce ad avere, ad essere il primo degli eletti. Vedete voi se non è giusto dire che c'è che va. Certo, non si trova in Bolivia, non è ucciso dalla CIA, e però riesce a sfondare in Sicilia. Cioè, un calabrese, un tropiano, riesce a sfondare in Sicilia ed è il primo degli eletti. Ora, quale Tropea recupera? È la Tropea della sua infanzia, la Tropea della scuola media, cioè il guardare attraverso il buco della serratura per vedere i ragazzi, cioè, del liceo, di compagni di scuola, ma poi
ci ricorda pure e rappresenta, c'è alcuni personaggi tipici tropeani, e Ave Pinina, Peppe Bonforti, cioè, ma non c'è il disprezzo verso gli ultimi, verso i poveri, cioè questi personaggi folcloristici non sono guardati dall'autore, cioè con umana simpatia, come con umana simpatia è disponibile 24 ore, cioè guardava e guarda, cioè gli ammalati del reparto di malattie infettive a Gela. Se il dottore Leto ha riscosso la simpatia di tutta la città e la città l'ha eletto come deputato e l'ha mandata a Roma, è perché è stato 24 ore su 24 disponibile a tutti gli ammalati. E nel reparto di malattie infettive sono arrivati anche ammalati di AIDS in fase terminale. Il dottor Leto non si è rifiutato di curarli, di essere fraternamente amico e vicino. Cioè, ma ritorniamo alla Tropea. Ricorda i personaggi di cui ho parlato e ricorda anche delle storie dell'adolescenza, i primi amori che nascono, no? Cioè, la grotta della Madonna dell'Isola, luogo là con ragazzi, perché ricordatevi che siamo negli anni 50 e 60, cioè allora le ragazze andavano con la gonna sui piedi, non potevano parlare con i ragazzi, cioè la donna era il frutto proibito, c'era la repressione, cioè non è che oggi siamo nel 2009, le ragazze fermano i ragazzi oggi, allora invece non era così, le ragazze erano tenute a freno, stavano chiuse in casa, quindi era difficile trovarne qualcuno. Allora, cioè, il dottor Aletto con i suoi compagni di scuola mese di liceo cercavano di riparare, in un certo senso, e cercavano questi luoghi dove era impossibile per i genitori giungere e fare quello che i ragazzi a 14 anni e 15 anni fanno. È normale, era normale che i ragazzi facessero queste cose. E dice, recupera un pezzo di Tropea, di una Tropea che non c'è più. Ma la cosa che fa diventare la terza dimensione, che abbiamo parlato della dimensione umana, sociale e professionale, la dimensione politica, e c'è anche la dimensione poetico-nostalgica, no? Cioè, quando parla di Tropea, cioè, il registro narrativo diventa un altro, è perché c'è la nostalgia. Cioè, esempio, perché Corrado Alvaro ha scritto Gente in Aspromonte, e Gente in Aspromonte è l'opera più riuscita e più poetica? Perché l'ha scritto a Berlino e sentiva la nostalgia del proprio paese. Perché Leonardo Sciascia ha scritto il romanzo, no, quello di Il giorno della civetta. Anche lì, Sciascia, quando ha scritto Il giorno della civetta, non era in Sicilia, era altrove. E Verga ha scritto il suo capolavoro, I Malavoglia, non in Sicilia, non nella cittadinanza fatale, era a Milano. Cioè, quando l'autore si fa prendere dalla nostalgia, no? C'è uno stato d'animo che lo porta ad essere poeta, a non essere soltanto un narratore. E l'onorevole per caso riesce, in questa terza dimensione, ad essere un poeta. E l'episodio che leggerà poi la nostra Caterina, Tropea venendo dal sud, cioè è emblematico di questo stato d'animo, è significativo. Cioè perché? Perché venendo dalla Sicilia, cioè, si scorge dal finestrino del treno il cimitero. Il cimitero è qui. Cioè, in questo episodio, in questa storia intima, introspettiva, l'autore nota il suo amore per Tropea. Cioè, e ha un'espressione che tocca il cuore, tocca l'anima. Che quando sarò morto, io vorrò essere sepolto accanto ai miei genitori. Cioè, la conclusione di Onorevole per caso è questa. Anche se cioè, in ordine cronologico questa parte non è posta alla fine, però cioè, la poniamo alla fine per dire che il suo amore per Tropea
è smisurato. Vive da tanti anni a Gela, ha in parte ambientato il romanzo a Gela, perché la maggior parte del romanzo è dedicata a Tropea, alla Tropea della sua infanzia, e c'è questo amore, questo amore è smisurato per Tropea. E concludo, diciamo, io concludo con questa parte, perché mi sembra che è la parte più appropriata per concludere questo intervento, no? Con l'amore di Tropea, e con l'amore per Tropea del dottor Alento, cioè che veramente mi ha commosso, e credo che sia una cosa intima, no? Cioè, come dire, c'è qualcosa che poi il cimitero non è visto come un luogo triste, cioè come il luogo dei morti, come il luogo che fa orrore, perché la morte fa orrore a tutti, a me fa paura, è visto come un luogo quasi naturale a conclusione del nostro ciclo biologico. Ecco, cioè, forse ha influito anche il fatto di essere medico, di aver visto morire tante persone. Credo che la professione di medico in un reparto dove muoiono continuamente, dove arrivano malati con malattie pericolosissime, cioè è una cosa che colpisce, no? Quindi c'è il romanzo Onorevole per caso, dico che va letto, cioè va letto dai tropiani e non dai tropiani, per riscoprire questa Tropea degli anni 50 e 60 che non c'è più, e dai non tropiani, dagli italiani, perché denuncia un fatto di scottante attualità, cioè l'espropriazione del cittadino italiano del voto di preferenza, di eleggere il Parlamento. E mi sembra che questa sia la cosa più importante. E vorrei anche che stasera, no, si aprisse un dibattito per discutere proprio questo aspetto, perché noi non possiamo accettare ancora che alle prossime elezioni politiche i segretari dei partiti, i 5 segretari dei partiti, decidano chi deve essere nominato al Parlamento, e quelli che sono nominati sono i più fedelissimi e più servili, i mediocri. Quindi noi avremo un Parlamento di mediocri, di ruffiani, di servi, non di uomini che meritano come il dottore Alento. Grazie.